Nuovissimo duello di Yu-Gi-Oh! Tra il deck Shaddoll contro il deck Dinosauro di mia sorella. Buona visione! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Skrillt e siamo tornati oggi sul mio canale in questo nuovissimo video di Yu-Gi-Oh! Finalmente siamo tornati con le carte dal vivo contro mia sorella, userò io il deck Shaddoll, lei il deck Dinosauro. Prima volevo dirvi che ho preso questa carta fatta in 3D, da carte in 3D. Vi lascio in descrizione il suo profilo Instagram dove potete chiedere una carta a vostra scelta. Potete per esempio, non so, una carta sia di Yu-Gi-Oh! Ma anche per esempio di Pokémon, Dragon Ball. Per esempio potete scegliere la vostra carta preferita e vi crea appunto queste carte in 3D che sono davvero fantastiche, mi piacciono tantissimo. Devo ancora trovare un posto dove posizionarla perché è davvero molto bella e dovrei metterla magari su una mensola per fare un angolo Yu-Gi-Oh! Con tutte le cose da collezione che ho di Yu-Gi-Oh! Magari le carte più rare e per esempio anche questa in 3D, e sono davvero bellissime. È fatta molto molto bene, addirittura potete, non rende tantissimo in video purtroppo, ma ci sono i fili sullo sfondo di Construct, sono fatti con dei fili veri e sono davvero bellissimi, si creano delle ombre, dei contrasti davvero molto belli che secondo me rendono tantissimo. Comunque vi lascio il profilo di carte in 3D in descrizione, come contattarlo, se volete potete scrivergli vi manda Skrillt, vedete voi come cosa volete fare. Comunque è davvero bravissimo e ne ho viste anche molte nei suoi post di Instagram e sono davvero belle. Poi dal vivo comunque è tutta un'altra cosa, è davvero fantastica. Ho scelto questa versione di Construct piuttosto che la seconda versione perché mi piaceva molto di più frontale, secondo me poteva rendere di più in 3D, infatti secondo me ho fatto una buona scelta. Ti ringrazio ancora, carta in 3D, grazie mille. E comunque se volete potete contattarlo anche voi e commissionare una carta, la vostra preferita, una che vi piace. Comunque adesso si sfideranno Shaddoll e Dinosauro. Lasciate già un bel mi piace. E su questa carta comunque ci ho fatto anche una storia, un po' su Instagram. Se volete potete andare anche a mettermi piace. Ovviamente vi lascio il link in descrizione anche del mio profilo Instagram. Ok, lascerò qua al centro perché fa un po' da centro tabellone così per di estetica. E cominciamo. Allora mescoliamo i mazzi, poi vedremo chi inizia. Do il dinosauro come ho già detto e sarà una bella sfida, dai, secondo me. Lanciamo i dadi. Si inizia. Io posiziono una carta coperta, evoco Viraptor Mangiant'anima. È evocato normalmente, perciò mi prendo un mostro alla mano al cimitero. Ok, dal deck, va bene, dinosauro. La mia mano non è ottima, peccato. Tirannosauro finale conduttore alla mano. Non ce l'avevo. La mia mano non posso fare granché purtroppo. Alzo. Passo. Ok, allora pesco, speriamo in bene. Brutte carte. Allora, vabbè, qualcosa posso fare, dai. Matematico, mando un mostro di livello 4 inferiore dal deck al cimitero. Il simulatore, sì. Ok. Passo, non posso far niente. Pesco, evoco piccolo Pteranodonte. Va bene. E faccio il suo effetto. Puoi scegliere come bersaglio un altro mostro di tipo dinosauro di livello 4 inferiore sul terreno, distruggilo. Poi evoco specialmente un mostro di tipo dinosauro dal tuo cimitero in posizione di difesa. Lo distruggo, sì. E faccio effetto. Se questa carta viene distrutta dall'effetto di una carta mandata al cimitero, evoca specialmente un mostro di tipo dinosauro di livello 4 superiore dal tuo deck. Ma esso non può attaccare in questo turno. Ok, intanto lui si rievoca, Sì. Poi si distrugge nell'end phase? No. Ok. Evoca specialmente un mostro di tipo dinosauro di livello 4 o superiore dal tuo deck, ma esso non può attaccare in questo turno. Prendo Megalo Distruttore X, però non posso attaccare con 4 superiore, va bene, non puoi attaccare. A 1500 d'attacco. Con Oviraptor attacco. Ok, subisco 300, sono a 7700, per il suo effetto viene distrutto in battaglia, pesco una carta. Passo. Ok, pesco. Evoco il matematico, ancora un altro dissimulatore. Dissimulatore. Va bene, attivo, fusione bambola ombra. Evoca tramite fusione un mostro fusione bambola ombra dal tuo extra deck, utilizzando mostri dalla tua mano o dal tuo terreno come materiali da fusione. Il tuo avversario controlla un mostro che è stato evocato specialmente dall'extra deck, puoi anche utilizzare mostri nel tuo deck, ma in questo caso no, come materiali da fusione. Posso attivarne solo uno per turno. Uso il matematico che è terra e quindi evoco dall'extra deck Shekinaga, che richiede come materiali un mostro bambola ombra, ecco qua, e un mostro terra. Perfetto. Deve prima essere evocato tramite fusione. Quando un mostro evocato specialmente attiva il suo effetto mentre tu hai una carta bambola ombra nella tua mano, effetto rapido, puoi annullare l'attivazione. Se lo fai distruggi quel mostro. Poi manda una carta bambola ombra dalla tua mano al cimitero.
Puoi utilizzare questo effetto di El Bambola Umbra Shekinaga una sola volta per turno. Se questa carta viene mandata dal cimitero, puoi scegliere come bersaglio una magia trappola Bambola Umbra nel tuo cimitero e aggiungerla alla mano. Molto semplice, purtroppo non riesco a evocare Construct perché non ho mostri luce e ho usato due volte il matematico per poter mandare il, come si chiama, il pagliaccio lì. Quindi evoco lui, 2006 d'attacco, quindi attacco 2006 lui, subisce 800, io sono a 7007, te sei a 7002, passo. Esco, evoco Shabulasaurus, okay. Attivo, fine della sopravvivenza, che dice: distruggi tanti mostri normali sul terreno quanti possibile, se lo fai evoca specialmente dal tuo deck mostri tipo dinosauro di livello 4 inferiore fino al numero di mostri distrutti. Ah, quindi... Okay. Ma distruggili durante un phase, puoi mandare questa carta dal tuo cimitero. Poi scegli come bersaglio un mostro tipo dinosauro che controlli una carta controllata dal tuo bersaglio, distruggile. Questi due? Sì. Allora, uno è Baby Serasaurus. Ok. L'altro... Se questa carta viene distrutta dall'effetto di una carta mandata al cimitero, evoca specialmente un mostro di tipo dinosauro di livello 4 inferiore dal tuo deck, okay? L'altro è Shabulasaurus. Ok. Cosa fai? Questo lo sposto in attacco, okay. La bandisco, distruggo questa. Ah, devi distruggere anche uno dei tuoi dinosauri. Sì, sì, esatto. Scegli questa? Quella, sì. Attivo a catena, comunque. Attivo a catena, scegli come bersaglio un mostro bambola ombra nel tuo cimitero, evocalo specialmente scoperto, coperto in posizione di difesa. Scelgo Wendyla, evoco coperta in difesa. E comunque... Distruggo quella lì e questo qui, questo qua fa il suo effetto. Cosa dice? Se questa carta viene distrutta dall'effetto di una carta e mandata al cimitero, evoca specialmente un mostro di tipo dinosauro di livello 4 superiore dal tuo deck, ma esso non può attaccare in questo turno. Oviraptor mangiant'anima. Ok. Si fa il suo effetto. Io no, quando attivi il suo effetto. Quando un mostro evocato specialmente attiva il suo effetto mentre tu hai una carta bambola ombra nella tua mano, effetto rapido. Poi nulla reattivazione, se lo fai distruggi quel mostro. Poi manda una carta bambola ombra dalla tua mano al cimitero. Allora devo scegliere quale mandare. Ok, viene distrutto il mio. Scelgo Beast, bestia. Mm-hmm. La mando al cimitero anche. Potevo mandarne anche un'altra, però scelgo, te la faccio vedere perché ne ho una in mano. E la mando al cimitero. Per l'effetto mandato al cimitero dall'effetto di una carta, posso pescare una carta. Tocca a me ancora, il mio turno. Sì. Evoco tirannosauro finale conduttore. Urca. Bandendo questi due. È stupido, non ci ho pensato. Una volta per turno, penso di sì. Mando al cimitero questo, che almeno non posso. Nella main phase sono immuni, però esatto. Vabbè. Esatto. Ok. Si distruggono durante la phase, però possono attaccare. Sì. Vai, cosa fai? Allora. Faccio l'effetto di tirannosauro finale conduttore. Ne distruggi uno. E questo si fa il suo effetto. Cosa che dice? Dice? Questa carta viene distrutta dall'effetto di una carta mandata al cimitero. Evoca specialmente un mostro di tipo dinosauro di livello 4 inferiore dal tuo deck. Ok. Evoco. Stavolta non me lo fermi. Ho virato a mangiant'anima. Mm. Se questa carta viene evocata in un momento specialmente, puoi prendere un mostro di tipo dinosauro dal tuo deck e aggiungerlo alla tua mano oppure mandarlo al cimitero. Va bene, mostro dinosauro, mano o cimitero. Esatto. Aiuto. E mi quindi prendo... me li metti tutti coperti, giusto per esatto. Lui. Esatto, sì. E mi prendo lui. Alla mano, va alla bene. Alla mano. Aia. Evoco lui, prendendo un Oviraptor e un piccolo Pteranodonte. E con questo qui, attacco questi due, 2000. Subisco 2000, si attivano gli effetti. Allora, lui dice che se questa carta viene mandata al cimitero, puoi scegliere come bersaglio una magia trappola, bombolo nel tuo cimitero, aggiungila alla mano. Dai, la prendo questa, va. Sperando di sopravvivere. Poi il suo effetto: evoco specialmente un bambola ombra dal deck in coperto in difesa. Evoco un mostro bambola ombra coperto in difesa dal deck. È difficile, molto difficile. Allora, te mi hai attaccato con lui, giusto? E sono a 5007. Amata, coperto in difesa. Copri quella roba lì. Distruggo un mostro. Con questo attacco questo. 1009, si scopre. Distruggo lui quello che non ha attaccato. Morto, ti manca solo lui per l'attacco. 1008 arrivo a 3009. No, sono stata stupida. Arrivo a 3009. Ok, pesco. Passo. Pesco. Sì. Bene. Evoco lei, Ariel, ovviamente. Super polimerizzazione. Aspetta, che questo si distruggeva. Si distruggeva, vabbè, fa niente. Super polimerizzazione. Lui, non so. Scarto questa carta. Uso Ariel e lui per evocare Construct. Eccolo qua, il mio adorato cop. Che fortuna, super polimerizzazione. Mi ha salvato la vita. Se attiva il suo effetto, ti bandisco tre carte dal cimitero. Allora, sicuramente lui. Poi lui. Poi lui. Ok. Tre carte dal cimitero. Bene, bene. Ok. Poi, se attiva il suo effetto, mando un mostro bambola ombra dal deck al cimitero. Sì. Mandiamo... Chi è che posso mandare? Dai, facciamo Wendy che mi fa coprire un mostro e direi di coprire Beast. Coperto in difesa. Lui l'ha evocato specialmente o normalmente? Mi sembra specialmente. Sì. Te sei a 7002, giusto? Sì. 2008 attacco, non subisci niente perché l'ha evocato specialmente. Siamo nella battle phase, attivo incarnazione bambola ombra. Evoco anche Shekinaga specialmente.
Avrei dovuto farlo prima per farti più danni, fa niente. Attacco 2006 diretti. Subisco. Subisci, era 7200. 4600, passo. Esco, bella, bella, bella. Sarà tirannosauro. No. Sepoltura di un'altra dimensione, che è ancora più forte. Ovvero scendi come bersaglio fino a 3 mostri banditi, falli ritornare nel cimitero. Ok, solo nel cimitero, va bene. Però 4600-3009, 4600-3009. Poi se ho sbagliato nel... Ovviamente mi faccio ritornare nell'editing. Due tirannosauro e Oviraptor. Ok, quelli che ti ho bandito prima. Sì, faccio l'effetto di mistosauro, che è nel cimitero. Puoi bandire un qualsiasi numero di mostri tipo dinosauro dal tuo cimitero, compresa questa carta. Evoca specialmente dal tuo deck un mostro tipo dinosauro con livello pari al numero totale di mostri banditi per attivare questo effetto, ma distruggerlo nel turn phase. Bandisco lui. Ah, livello pari a quanti ne hai banditi? Sì. Ok. E lui. Ok, due, un livello 2, quindi evochi. Dal deck, ma lo devo distruggere durante l'end phase. Ok, chi evochi? Baby Serasaurus. Passo, viene distrutta, evoco un mostro livello 4 o inferiore dal mio deck. Ah. Non ce li ho più di Oviraptor, tutti nel cimitero, banditi. Va bene. Io ho pescato. No, però lo metto in difesa. Allora, ho pescato, scopro Beast, pesco due carte, ne scarto una. Scarto questa, dai, che tanto te non hai mostri dell'extra. Carta coperta, fascino dell'oscurità, pesco due e scarto tutto perché non ho un mostro oscurità. Evoco specialmente pagando 1000, sono a 2009. Faccio fusione bambola ombra, evoco un altro construct, tanto per. E Beast, l'ho già attivato l'effetto quindi non si attiva. E clown l'ho già attivato, non posso attivarlo, io sono a 2009 ora. Construct, mando un mostro del deck al cimitero, direi di mandare al cimitero Falco. Sì, Falco, se mi hai mandato al cimitero dall'effetto di una carta posso evocarlo specialmente coperto in difesa. Attacco 2006, 2008. Vabbè, però bel duello, ci sta, molto bello. Spero vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete. Spero vi sia piaciuta la carta, fatemi sapere se ne avete anche voi, magari ce l'avete già prese o volete farvele fare una, o se eravate a conoscenza di carte in 3D su Instagram, sono curioso, scrivetemi nei commenti. E per questo video è tutto, grazie per la visione, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi piacciono di più i duelli dal vivo, immagino di sì, però purtroppo non sono riuscito a portarne tantissimi. E per questo video è tutto, ciao a tutti. Ciao.